Sei squalo! Dai, è squalo! Dai così! Sì, cazzo! 40 secondi, buoni come il pane! Buoni come il pane! Comunque, vittoria di Carapaz, sì, vabbè, scusate il tele. Vittoria di Dario Cataldo, secondo Mattia Cattaneo, terzo Jens. Benvenuti su Molino Sport Channel, like, comment, iscrivetevi, veloce, 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 che sono troppo euforico. Commentate il video, ok. Oggi tappa da Ivrea, Como. Prima parte completamente pianeggiante, seconda parte praticamente si faceva il giro di Lombardia con qualche cambiamento. Niente muro di Sormano, c'era la colma di Sormano, niente San Fermo della battaglia. Però comunque sarò bellissimo. Sì, cazzo, proprio da Ghisallo hanno iniziato col forcing, sia la Bahrain che la Milchestone, è stato bellissimo. Hanno ridotto il gruppo praticamente in 20, erano. Bellissimo, bellissimo. Colma di Sormano, discesa. Sul lungo lago, come si chiama? Roglic fora. Quindi, fora. Quindi, cambia bici, perde 20 secondi. Cambia la bici, ricordatevi questo coso. Questo fattore, cambia la bici. Non riuscirà mai più a fermarsi perché iniziava il Civiglio. E quindi con la sua bici è dovuto fare tutto il Civiglio. Attacca Vince... No, attacca chi prima? Aspetta, oddio. Attacca Yates. Poi attacca Nibali subito. Carapaz aveva subito capito che stava per attaccare Nibali. Lo segue e insieme fanno un force. Cioè, tirano delle legnate veramente che... Al bacio, guarda, sono venuto a vedere il primo scatto di Vincenzo, bellissimo. Roglic non ce la fa, probabilmente, sia perché le gambe, vabbè, non erano le migliori, sia perché anche la bici. Ok, Toloi e Roglic sono su per giù della stessa statura, però al giorno d'oggi, bene o male, come dicevano anche i telecronisti, fa. Hai un diverso tipo di pedalata, prendi una pedalata di Froome, che è completamente, cioè, sia la cosa ovale, vabbè, ho preso un caso estremo. Roglic, per esempio, va molto sul passo, frulla. In gergo tecnico, diciamo. Invece Toloi, che invece è più uno scalatore, si alza sui pedali, quindi è differente dall'organizzazione della bici. Quindi ha pagato anche un po' questo. In discesa sul Civiglio, discesa molto molto tecnica. L'ho visto bellissimo. Si è vista la Rai che inquadra Roglic ferma. L'ho detto, avrà forato, non lo so. Poi si vede che ha sbagliato la curva, si è appiccicato al guarderei, è stato bellissimo. Allora, vi leggo la classifica in tempo reale. Richard Carapaz primo, 47 secondi su Roglic. Nibali a 1 minuto e 47 da Carapaz. Ora solamente un minuto da Roglic. Un minuto da Roglic c'è da recuperare. Quindi un altro minuto poi per l'agronometro. 2 minuti ancora deve recuperare Roglic. Sarà dura, ma va bene. Io da questa tappa non mi aspettavo mai questo. Non me l'aspettavo mai. Ma potevo aspettare 15 secondi, 20 secondi da Nibali. Comunque, trattiamo anche come giusto che sia i fuggitivi. Si sono fatti 232 km in fuga. 232, hanno avuto anche 15 minuti di vantaggio. Poi l'ultimo hanno rischiato tantissimo perché tipo Nibali è arrivato tipo. E Yates sono arrivati tipo a 20 secondi, 12 secondi. Quindi hanno rischiato tantissimo di farsi fregare. Quindi mi dispiace anche per Mattia Cattaneo, però. Vabbè, Cattaneo, Cataldo. Uno dei due doveva vincere. In discesa poi Nibali aveva staccato anche Carapaz, che non lo so che gamba c'ha, l'aveva preso tipo 5-6 secondi a Carapaz, da solo, è riuscito a rientrare. Che gamba, mi fa paura. Però, più di Roglic in questo momento forse mi fa più paura Carapaz. C'è una gamba. Cioè Roglic l'anno scorso al Tour ha dimostrato di saperle reggere le 3 settimane, ma il Tour è tutt'altra cosa. Cioè... Le salite sono molto molto più facili. Il Mortirolo tu se lo sogna. La Gavia Mortirolo che si poteva fare, non hanno fatta perché giustamente il tempo quello è. La prendo sotto maggio. Vabbè. Bellissimo, bellissimo. Zagrin ha perso, Mollema ha perso, come ovvio che sia. Lopez sarà pure sfortunato, ma non è al massimo perché era tipo nel gruppo dietro Yates. Comunque, che dire, non sono troppo euforico. Sono contento per Vincenzo. Dai così, 40 secondi buoni come il pane fresco. 40 secondi su una tappa del genere, meno male, c'è il Civiglio, ecco, sono 4 km. Pensavo potesse prendere 20 secondi, 15. Così, 40 secondi sono buoni, buoni, prendeteveli. Prendiamoceli e mettiamoceli in saccoccia. Solamente 2 minuti ora mancano, dici niente. Sul Mortirolo si possono prendere 2 minuti, sulla tappa di velocità. Siamo attenti. Like, commenti, iscrivetevi. Ciao, a domani. Oh no, stasera c'è il Milan Empoli e l'Atalanta. Ok, guardate.